più laida, più schifosa, più disonesta, più sporca che esista sulla faccia della terra. E anche questo lo dovete capire. Cioè dire, la mafia è il padrone. In questa società ci sono i padroni che sono quasi sempre mafiosi, non tutti mafiosi, ma spesso partecipano del potere mafioso, ne usufruiscono. E poi c'è la infinità degli esseri umani, dei cittadini che siete tutti voi, i vostri parenti, i vostri coetanei in tutta la Sicilia, in tutta l'Italia, in tutto l'Occidente, i quali sono il popolo. La mafia comanda e voi servite. C'è questo rapporto fra servi e padrone. E allora se le civiltà non sono trascorse invano, se tutto quello che è accaduto negli ultimi 100 anni non è accaduto inutilmente, se la cultura ha un valore, se il senso della libertà corrisponde veramente al senso della dignità dell'uomo, allora per Dio voi dovete lottare. Voi dovete lottare uscendo già oggi da questo teatro per andare in mezzo alla strada, lottare non gridando con i cortei e le manifestazioni, cercando di essere uomini, cercando di essere esseri umani con intatta la vostra dignità, senza prostituirvi mai a nessuno, cercando di decidere liberamente le vostre scelte politiche, cercando di mandare, questo è importante, in Parlamento o nei posti di potere, le persone di cui voi siete sicuramente certi, sulla cui onestà potete giurare, sulla cui non tanto capacità, ma sulla cui verità e sensibilità umana voi potete essere certi.